Buonasera, benvenuti a 7 e mezzo e buonasera all'assessore Andrea Poli che è tornato a trovarci. Buonasera a voi. Parliamo di tante cose, soprattutto di Carmine, tra 30 secondi. Vieni a provarla da Autobase, via Foro Boario 29, Brescia. Allora, eccoci con l'assessore Poli stasera e i temi sono tanti, partendo dal Carmine, perché insomma siamo alla vigilia del weekend, quello dove dovrebbe cominciare a cambiare un po' di cose. Cosa cambia? Oddio, cosa cambia? Lo vedremo. In realtà io posso spiegare cosa ci sarà. Okay. E vediamo poi. E gli effetti li valuteremo. Certamente parte una progettualità complessa, parte una progettualità che incide su tre dimensioni. La prima è sicuramente quella di garantire un presidio, un controllo, diciamo così, degli afflussi attraverso l'opera degli steward. Il secondo è quello di attivare delle politiche attive in ambito sociale. Abbiamo presentato qualche giorno fa il programma che svolgeremo con la cooperativa Il Calabrone e con Socialis dell'Università di Brescia. E il terzo è evidentemente anche una campagna di comunicazione che vuole riavvicinare, ricreare un clima anche sereno rispetto a quelli che sono gli obiettivi di questo progetto, che sono appunto quelli di avere un quartiere che possa essere innanzitutto condiviso da tutti gli attori, residenti, commercianti, avventori, fruitori, perché è giusto avere il punto di arrivo che deve essere quello di un equilibrio tra i legittimi interessi e i legittimi diritti che ognuno di questi soggetti ha ovviamente a cuore. Partirà come? Partirà con un sistema che sarà anche ben visibile, perché ci saranno sostanzialmente all'inizio di tutti i vicoli di accesso al Carmine degli steward che faranno opera di comunicazione, che faranno evidentemente opera di assistenza a residenti e avventori affinché un certo tipo di comportamenti che non sono idonei al quartiere possono essere limitati, eventualmente anche inibiti, e poi ci sarà tutta la collaborazione con gli esercenti, che devo essere sincero, devo ringraziarli, perché hanno aderito tutti hanno aderito al progetto, tutti hanno sottoscritto l'accordo di collaborazione, tutti si sono resi disponibili a cercare di fare un percorso comune per migliorare il quartiere. Io li ringrazio. Non avevano tante scelte però, perché lì altrimenti arrivava la mannaia. Ma in realtà ricatti non ne ho mai fatti, quindi in realtà ho lasciato tutti la libertà di scegliere. Spero di averli convinti con la bontà della progettualità in atto. Loro sono consapevoli che sono parte di questo percorso e quindi ci sono responsabilità anche loro attribuibili, perché sono operatori del quartiere, non sono invisibili. Dopodiché tutto non si può ricondurre, tutte le responsabilità non possono essere ricondotte ai commercianti. Anzi, per me loro sono il primo presidio di legalità, il primo presidio del territorio, il primo ambito di collaborazione. È chiaro che se non c'è un po' di educazione anche da parte di chi va al Carmine, devo dire, c'è poco da fare. Perché questo è il tema che tra l'altro vogliamo approfondire appunto con uno studio in ambito sociale, per capire perché determinati comportamenti si manifestano nel Carmine in particolar modo, ma non solo, da cosa hanno origine, su quali fasce di età e cosa può essere fatto per interagire con questi soggetti prima che arrivino ad avere un certo tipo di comportamenti. Noi dobbiamo avere un approccio, diciamo, la parola diffusa è olistico, quindi a tutto tondo, perché oggi una soluzione a portata di mano non ce l'abbiamo. Dobbiamo cercare di percorrere tutte le strade possibili per capire dove sta la soluzione. Quindi in sostanza, riassumendo, da questo venerdì ci saranno gli steward del comune, gli steward dei locali, i varchi non ci saranno ancora, non ci saranno però... Però il termine varco, varco per me era un punto d'accesso. Se per varco intendiamo un checkpoint dove qualcuno viene controllato prima di entrare, no, non sono mai stati previsti né mai ci saranno. La
mobilità pedonale e viabilistica è garantita uguale a prima. Ma c'è il conteggio delle persone? C'è il conteggio delle persone, cioè si posizionano questi steward all'inizio di questi veicoli che sportano, diciamo, sulla porta d'accesso al Carmine, per iniziare anche a contare gli avventori e capirne anche la dinamica antropica, cioè quali sono le sere più frequentate, quali meno, quali, verso, su, che ora, su che orari si distribuisce questa frequenza, quanto su questa frequenza è correlata all'apertura dei locali e quanto invece magari la presenza non è minimamente correlata alla presenza, all'apertura dei locali, perché magari stazionano persone anche dopo la chiusura dei locali. E infatti il punto dello stazionamento dopo la chiusura dei locali, perché gli steward finiscono alle 2, credo, sì, se, no, se non erro, finiscono alle 2, però le 2 è un orario, fra virgolette, per certi versi ancora un po' presto per il Carmine. Infatti noi abbiamo presupposto un accordo che è, diciamo così, dinamico. Ovviamente dobbiamo partire con un orario, e con qualche orario bisogna partire. Dopodiché noi ogni 15 giorni faremo il check. Inizieremo a, quindi poi a sintonizzare tutto questo programma. C'è la necessità di allungare l'orario alle 3 di notte? Faccio un'ipotesi. Benissimo, noi abbiamo 2 pacchetti di steward, 10 nostri e 6 dei locali. Possiamo iniziare a desincronizzare gli orari affinché magari, faccio un esempio, quelli posti al comune possono prorogarsi anche un'ora dopo. Sono tutte attività che però dobbiamo andare a vedere man mano la progettualità va avanti per capire se c'è questa esigenza, se c'è per esempio tutte le sere o solo il sabato, sto citando un'ipotesi, e come ci si muove, anche perché siamo in una stagione invernale, quindi alcune dinamiche potranno essere presenti oggi e a maggio averne delle altre. E noi non possiamo immaginare oggi... Beh, è chiaro che con l'apertura, cioè con il bel tempo e la primavera, cambierà molto il Carmine. Però noi dobbiamo avere quindi una capacità di intervento che sia flessibile. E flessibile vuol dire che va monitorata, i risultati vanno in qualche misura rendicontati almeno ogni 2 settimane, bisogna capire quali sono i fenomeni da affrontare e capire se le azioni che abbiamo messo in campo sono efficaci e poi andare a fare una sintonizzazione. Ogni 15 giorni, ogni 3 mesi invece faremo un check più ampio, diciamo così, anche sulle strategie più complessive, in modo da avvicinarci alla stagione estiva e arrivare poi a luglio cercando di avere provato tutto quello che si poteva sperimentare, perché è una sperimentazione. Da lì avremo una fotografia su come assumere delle invece politiche definitive. Questa sperimentazione poi la terrete presente magari anche per altre zone, parliamo ad esempio anche di Piazza Arnaldo, è vero che è proprio un'altra geografia, stiamo parlando di una piazza, però anche lì, insomma, cioè devo dire, il problema serale, tutto sommato, esiste. Esiste, però iniziamo a dare già qualche piccolo risultato, avendo avviato questo percorso sul Carmine, esercenti, che tra l'altro alcuni imprenditori di Piazza Arnaldo sono anche, sì, esatto, imprenditori, sì, in Carmine, comunque avendo visto che l'amministrazione comunale andava in una certa direzione, già loro si sono in qualche misura organizzati, si sono organizzati in un consorzio, e cosa fa questo consorzio? Come prima azione ha proprio quella di organizzare un servizio di stewarding, cioè è assolutamente quello che auspicavamo, l'idea di avviare una sperimentazione che potesse essere da traino di buone pratiche anche su altre zone. Io li ringrazio, gli operatori di Piazza Arnaldo, perché evidentemente non hanno atteso la chiamata del comune per attivare un percorso specifico su Piazza Arnaldo, hanno iniziato in loro autonomia di organizzarsi sulla falsariga di quello che stiamo organizzando al Carmine. Sicuramente poi andremo anche a verticalizzare qualcosa sulle altre zone di mobilità della città, però già questo è un segnale che comunque è politicamente, secondo me, quello più importante. Esiste la volontà degli imprenditori e commercianti di questa città di farsi carico delle proprie responsabilità e di collaborare. Non è cosa banale, perché comunque già costruire un percorso condiviso è il primo presupposto per poter ambire ad avere una soluzione. Questo è sicuramente molto importante. Allora, chiudiamo il capitolo Carmine e poi ci ritorneremo nelle prossime settimane, quando ci saranno almeno i primi weekend. Vediamo come vanno i primi weekend, cercheremo un po' di vedere se questo impianto vostro è messo con gli esercenti potrà avere potrà dare i risultati sperati o dove va corretto. Capitolo capitale della cultura, siamo ormai a dicembre, praticamente mancano poche ore a dicembre, 19 dicembre ci sarà la giornata in cui ufficialmente verrà chiuso l'anno di capitale della cultura, qualche dato già c'è, già circola. Indubbiamente soddisfatto, immagino, ma che cosa ci insegna, che cosa ci consegna questo anno soprattutto? Ci consegna sicuramente la consapevolezza che il turismo è un asse fondamentale per l'economia di questa città.
è un asse fondamentale per un'economia sostenibile, per un'economia che ha da benefici a 360 gradi e che è evidentemente qualcosa su cui possiamo puntare. Ora, partiamo da un dato: il 19 dicembre si chiude una rassegna, ma in realtà è l'inizio di una nuova avventura, perché noi in questa rassegna abbiamo aperto una parentesi che adesso il 19 si chiude, ma era una parentesi, una programmazione speciale con il titolo di essere capitale della cultura, un percorso condiviso con Bergamo che ha dato degli ottimi risultati e che avrà anche, diciamo così, dei lasciti molto importanti, però è come abbiamo imparato a nuotare, adesso dobbiamo entrare in vasca e vincere la gara. Quindi dobbiamo entrare e competere con le altre mete turistiche. Questo è l'obiettivo vero. E l'obiettivo è quello quindi di far tesoro certamente del fatto che siamo consapevoli, e anche i turisti che hanno visitato la nostra città sono consapevoli del fatto che Brescia è una città bella, bella da visitare, bella da in cui vivere anche, diciamo così, le programmazioni che esistono, culturali, musicali, di business, perché comunque resta un grandissimo tema anche il turismo business. E quindi dobbiamo costruire un percorso che ci consenta di strutturare questo mercato. Ora, per farla anche molto breve, andare per titoli, il Comune è un player, ma non è l'unico player. Abbiamo Camera di Commercio, abbiamo un percorso molto importante su Visit Brescia, che è coinvolta. Camera di Commercio che oltretutto è al termine di uno studio sulla DMO del territorio, quindi sul Destination Management Organization, che dovrà in qualche misura aprirci anche linee strategiche sul futuro. Abbiamo un percorso di collaborazione molto intenso con gli operatori turistici, gli albergatori, che ci danno un feedback importantissimo rispetto a com'è la percezione dei turisti e cosa va migliorato e cosa invece va confermato. Ci dicono anche quanto la gente rimane a Brescia, fra l'altro. Ecco, e questo è per esempio un termine che dobbiamo migliorare, perché noi abbiamo un'occupazione media che è poco inferiore ai 2 giorni, 1,8-1,9 se non sbaglio. E questo è un grosso tema, perché noi dobbiamo progressare. Però è un dato che ci danno loro. È un dato che ci danno sicuramente loro e ci dà la possibilità però di capire, per esempio, che lì dobbiamo migliorare molto. E non siamo ancora una destinazione su cui si può far leva sui 4-5 giorni, sulla settimana per intendersi. È vero che tendenzialmente nelle città questo è sufficientemente normale. Città come Roma e Firenze, città turistiche per definizione, fanno 3 giorni, non è che 3 giorni e mezzo, non è che hanno medie molto più alte. Però noi dobbiamo migliorare molto in quell'ambito lì. Ora, il tema oggi è continuare a investire soprattutto anche nei nostri attrattori culturali, perché comunque la leva della cultura è stata quella che ci ha proiettato in questa dimensione e quindi sicuramente un lavoro andrà fatto in termini di promozione. Io ringrazio anche il mio collega al bilancio Marco Garza, che ha creduto e crede nel turismo, che mi ha consentito anche di avere, e mi consentirà di avere nel prossimo anno, anche un budget considerevole per continuare la promozione di questa città. Insomma, ci sono tutti i presupposti per poter fare un lavoro comune. Si è discusso spesso di poter intercettare quelli che sono i turisti del Lago di Garda. Il Lago di Garda è un bacino strepitoso, cioè noi abbiamo 3 laghi, ma è chiaro che il Lago di Garda la fa la lunga da padrone. Basta pensare d'estate a quello che è il turismo su Sirmione, per intenderci, o Desenzano, Sirmione in particolare. Ecco, più volte si è parlato di poter intercettare, far venire chi va a Sirmione, farlo venire a Brescia, cosa che non è esattamente così oggi. Sì, allora è parzialmente così, anche se c'è un trend che è cambiato. Do un dato che è banale. Fino a 2 anni fa, cioè non tanto da prima che partisse Brescia Capitale della Cultura come programma, da quando si è saputo che saremmo diventati Capitale della Cultura, gli albergatori del Garda, soprattutto in certe località, neanche proponevano Brescia, proponevano direttamente Verona. Oggi è già diverso. Oggi tutti gli albergatori, tutto il sistema comunque, diciamo, della ricettività propone Verona tanto quanto Brescia. La nostra competizione era su Verona principalmente, pensando al Garda. E già questo è un cambio culturale molto importante. Paghiamo uno scotto che è quello dei trasporti, perché è evidente che se parliamo di Desenzano del Garda abbiamo il treno, se parliamo di Peschiera abbiamo il treno, ma se parliamo dell'Alto Garda, Salò, Gardone, tutto quello che diciamo toscolano. Certo, dell'Alto Garda. Noi facciamo fatica perché abbiamo una rete di trasporto pubblico su cui oggettivamente anche Regione Lombardia ha investito un gran poco, e diventa più facile paradossalmente raggiungere Brescia da Milano che in alcuni casi da Sirmione, e questo va detto.
Infatti il bacino del Garda è un bacino importantissimo, ma va costruito con gli operatori turistici, perché devo colmare questo gap di mobilità. Ma l'altro grande bacino è quello invece proprio milanese. Io credo molto in questo. Milano è satura, Milano è particolarmente costosa, Milano comunque è un'attrattività che, se soggiorni a Brescia, la raggiungi in 40 minuti, mezz'ora di treno, 40 minuti di treno, e noi possiamo giocare un ottimo ruolo come sussidiari di un sistema, diciamo così, pedemontano, che vede in Brescia un fulcro da cui poter raggiungere Verona, Bergamo, Milano, e ritornare sempre nella città che più di tutte, perché Brescia è la città che ha il maggior numero di infrastrutture viabilistiche. Abbiamo la metropolitana, avremo un tram, abbiamo l'alta velocità, abbiamo collegamenti con le principali città, è un fulcro fondamentale, il turismo si muove. Il turismo ha come prima, diciamo, caratteristica quello di essere, di dover usufruire della mobilità, e noi su questo dobbiamo puntare. Hai parlato di strutture ricettive, c'è stato anche un grande fiorire di strutture non, diciamo, B&B piuttosto che strutture home, molto vicino a quello, che devo dire un po' ci ha creato un po' di problemi, o perlomeno ha creato più problemi, più polemiche per la carenza di abitazioni che stiamo sentendo in città ora. Premesso che io ho una cultura liberale, e quindi parto dal presupposto che giustamente ognuno della propria proprietà fa quello che vuole, partendo da questo presupposto, e non penso che nel comune né altre istituzioni debbano programmare quello che deve essere fatto. Detto questo, parto anche da un presupposto molto, anche qua molto laico, che quella è rendita. Cosa vuol dire rendita? Un albergatore è un'attività d'impresa, ha dei dipendenti, paga le imposte, deve rispettare le normative antincendio e quant'altro. Insomma, è un'attività che ha anche... Ha tutti dei parametri, quindi ha degli obblighi. Ha degli obblighi che sono anche onerosi, e poi ha anche un moltiplicatore di economia, perché se ha 30 o 40 dipendenti, se permettete, a noi interessa, perché sono 30 o 40 stipendi che in qualche modo vanno nelle tasche di cittadini che lavorano. Laddove io ho un appartamento e lo metto su Airbnb, per intenderci, non faccio niente di illegittimo, ma casa mia si chiama rendita, avevo un bene, lo metto in qualche misura a reddito. Le due cose non possono essere considerate alla pari, quindi è giustissimo e legittimissimo che in questa città ci siano Airbnb, hanno supportato il turismo di questa città, hanno creato anche delle esternità molto positive per questa città. Non dobbiamo però creare percorsi di concorrenza sleale, non dobbiamo fare in modo che tutto questo però vada a impoverire e depauperare un'offerta invece di ricettività che ha delle rigidità strutturali, economiche e infrastrutturali, che evidentemente in qualche misura pesano, e questo va tenuto in considerazione. Poi che l'effetto degli Airbnb abbia un impatto così forte anche nel mercato immobiliare, quindi sugli affitti ordinari, secondo me è parzialmente vero sul numero dell'offerta, cioè su quanti alloggi hanno sottratto, diciamo così, alla disponibilità. Hanno influito molto sul prezzo, perché cos'è che succedeva? Quando io avevo una casa, la disponibilità, dicevo, quanto guadagno ad affittarla a uno studente piuttosto che a un lavoratore? 100. Se la metto su Airbnb, quanto guadagno? 200. Benissimo, la metto su Airbnb. Cosa succede però? Che andando a togliere offerta, sono aumentati i prezzi anche degli affitti ordinari, perché evidentemente rimanevano sempre meno case disponibili. Chiaro. Allora anche quelli dicevano, io non l'affitto più a 100, l'affitto a 200. Questo ha creato un enorme problema, perché ha fatto elevare i prezzi degli affitti ordinari. Ma paradossalmente ha automaticamente ricreato l'opportunità di chi l'ha messo in Airbnb, dice, adesso non ho più il vantaggio di metterlo più in Airbnb. Prima l'avevo messo su Airbnb perché guadagnavo 100 in più. Oggi però... Quindi lei crede, lei crede in un riequilibrio sostanzialmente. E il mercato si riequilibra sempre, con il problema che il vero problema reale è che si sono alzati i prezzi. Questo è stato un fenomeno italiano, cioè non bresciano, dappertutto, che va governato in qualche misura. Io ho un minuto, anche perché, però, aspetti, una battuta sulla ricettività gliela voglio chiedere. Perché Brescia non riesce ad avere una ricettività, un hotel, insomma, con 5 stelle, ma 5 stelle vere? Bella domanda, bellissima domanda. Innanzitutto credo che fino adesso non c'è stata l'offerta, perché si riteneva ci fosse poca domanda. Peccato che il mercato turistico lavora al contrario, è l'offerta che guida la domanda, non la domanda che guida l'offerta. Perché io, se voglio scegliere dove andare, mi aspetto di trovare un catalogo e di dire cosa mi offre il mondo, cosa mi offre Brescia in questo caso. Quindi in realtà siamo in un mercato dove guida l'offerta, non guida la domanda.
Però noi che venivamo da un turismo business, venivamo da un turismo molto mordi e fuggi, quel tipo di asset non si era consolidato e si è consolidato per esempio in un'altra zona della città, vedi il Garda. Oggi c'è richiesta, ma c'è richiesta di lusso tanto quanto c'è richiesta di ostelleria della gioventù, che è l'opposto, ok? E c'è richiesta anche di strutture ricettive / congressuali capaci di supportare anche un certo tipo di attrattività business, fieristico, congressuale, che è, rispetto alle strutture che abbiamo oggi, oltre un certo dimensionamento noi non siamo in grado di... Dobbiamo cominciare a cambiare pelle sostanzialmente. Pian pianino sicuramente dobbiamo cominciare a cambiare un po' pelle. Gli ultimi 30 secondi, ma non per importanza ovviamente, sono per la cittadella dell'innovazione, ma perché le voglio chiedere se è stato identificato il luogo in cui verrà. No, nel senso che, allora meglio, sono stati identificati sicuramente potenziali luoghi. Mi spingo anche a dire che il comune giocherà un ruolo importante, economicamente anche se vogliamo importante, di impegno politico, ma non solo, rispetto all'individuazione del luogo. È importante però che prima di giocare a carte scoperte, noi giochiamo a carte scoperte gli imprenditori. Oggi abbiamo recuperato un certo livello di fiducia. Prima il comune non era nella cabina di regia della città dell'innovazione, oggi sediamo nella cabina di regia della città dell'innovazione, domani abbiamo una riunione proprio di questo. Ed è evidente che oggi siamo un player che giocherà sul tavolo del successo di questa iniziativa. Noi siamo chiari, saremo domani, in tutte le occasioni siamo sempre stati chiari. È importante che prima siano gli imprenditori a dirci fin dove si vogliono spingere e qual è il livello di investimento che vogliono fare. Dopodiché il comune, in maniera proporzionale a quello che sarà l'investimento degli imprenditori, sarà in grado di favorire e trovare l'area ideale, il luogo ideale, e a favorire che questo tipo di insediamento avvenga all'interno della città, in luoghi strategici e siano anche veicoli di rigenerazione urbana. Io credo e conto che tutti questi punti vengano in qualche misura definiti entro i primi 3-4 mesi del 2024, perché non possiamo perdere tempo, altrimenti diciamo che innovazione è qualcosa che è già scaduto se ci impieghiamo troppo tempo. Mi sembra che lei abbia fatto un identikit di un posto già previsto. No, uno no, ce ne sono più di uno. Certamente esistono luoghi iconici della nostra città che potrebbero rappresentare un'opportunità, ma non spetta a me identificarla, spetta a me offrirla al tavolo dell'interlocuzione. Se gli imprenditori valuteranno che quelle opzioni sono compatibili con il loro business plan, noi faremo di tutto per avvantaggiarli in qualche misura e favorire questo insediamento. Va bene, la ringrazio. Speravo di strappolare qualcosa, ma so che potremmo stare qua tutta sera e tanto con Andrea Poli non glielo strappoli, di conseguenza abbiamo finito il tempo e ci fermiamo qua. Grazie e naturalmente grazie buon lavoro, terremo d'occhio il Carmine per questo weekend, grazie a voi, ci vediamo domani sera a 7:30 come sempre.